Ma più che me mi piacerebbe che riusciste a intervistare uno qualunque delle centinaia di italiani fregati, derubati. Poi Renzi dice che è colpa dell'Europa. L'Europa dice che è colpa delle banche, le banche dicono che è colpa del governo. Non è sicuramente colpa dei 150.000 truffati. Io sentivo che per qualcuno il problema, il pericolo è la Le Pen. Qua c'è in Europa che ha estorto agli italiani 60 miliardi di euro, 60 miliardi di euro per salvare le banche tedesche, francesi, spagnole, greche, e poi saltano quattro banche italiane. Siamo trattati peggio della Grecia. Cioè regaliamo 60 miliardi all'Europa, grazie a Monti, Letta e Renzi, e quando abbiamo bisogno di qualche centinaio di milioni per salvare della gente che è stata derubata, no, non si può. Quindi io vorrei che ci fossero nomi e cognomi dei responsabili, che rispondessero gli amministratori di queste banche, anche se sono papà di ministri. Non mi interessa se sei il papà del ministro, devi rispondere ai tuoi concittadini di quei soldi che sono spariti. A chi sono andati quei soldi? A quali imprese? A quali associazioni? A quale partito? Magari. Poi esiste una Banca d'Italia che doveva vigilare, non ha vigilato, si dimetta. Esiste una Banca Centrale Europea che dovrebbe vigilare, non ha vigilato, si dimetta. Gli unici che non possono rimetterci sono queste 150.000 persone. Io come Lega ho detto che sono a disposizione di Renzi, se ci guarda, ho il telefono acceso. Matteo, se vuoi, come Lega siamo a disposizione sia a Roma che a Bruxelles per fare la battaglia. Perché se questa è l'Europa... Ragazzi, ho sentito che ha richiamato l'Italia sull'immigrazione, Alfano si lamenta. Ragazzi, l'Europa ci richiama sull'immigrazione, sulle banche, sulla legge Fornero, sulla tassa sulla prima casa, sugli stabilimenti balneari, sulle quote latte. Ma se questa è l'Europa, è meglio soli che male accompagnati, Chiara, ci sono domande da studio? Chiara, ho una domanda da parte di Giampiero Gramaglia per Matteo Salvini. Segretario, buongiorno. Se l'Europa ci richiama, magari non vuol buongiorno. Dire che... Buongiorno. Se l'Europa ci richiama su tutti questi fronti, magari non vuol dire buongiorno. Che noi non rispettiamo le regole che noi stessi abbiamo contribuito a fare? Ma guardi, che l'Italia abbia dei problemi interni, abbia la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, la burocrazia, la spesa pubblica fuori controllo, è vero. Però se l'Europa, invece di darci l'aspirina, ci dà un calcio in pancia, perché l'Europa ci ha chiesto 60 miliardi di euro per salvare le banche di mezza Europa e dice non puoi intervenire in casa tua? Perché l'Europa si occupa di pensioni, adesso per colpa della legge Fornero gli italiani saranno quelli che vanno in pensione più tardi in Europa? Non è che se l'Europa mi chiede vai in giro nudo a gennaio, allora l'Europa mi dice vai in giro nudo a gennaio, lo faccio perché me lo chiede l'Europa. Ragazzi, c'è un limite, Però, mi scusi, l'Europa non dà delle norme che noi stessi non abbiamo contribuito a fare, e per di più, io non voglio contestare perché non ho le cifre sotto mano, ma alcune delle cifre che lei dà sono il contributo dell'Europa, dell'Italia alla soluzione globale della crisi. Altri paesi hanno dato dei contributi molto più pesanti dei nostri, essendo paesi più importanti dal punto di vista demografico e dal punto di vista economico, il che è giusto. No. Guardi, no. Per salvare le banche degli altri, gli italiani, secondo la Lega illegalmente, hanno messo a Bruxelles 63 miliardi per salvare le banche del resto d'Europa. E ora noi non possiamo intervenire sulla Banca dell'Etruria, e soprattutto ce ne saranno altre di banche che salteranno. Spero di non essere etichettato come gufo, sciacallo, melagramo. Lo dico oggi in diretta. Purtroppo in questa situazione ci sono altre banche italiane. Aspettiamo il disastro. Siamo l'unico paese europeo che ha fatto pagare a azionisti e obbligazionisti il fallimento di una banca. Neanche in Grecia hanno fatto così. Poi l'Europa fa anche cose buone. Io ricordo la direttiva sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. L'Italia dovrebbe pagare a 30 giorni i fornitori della pubblica amministrazione, ci sono alcune regioni del nord che lo fanno, altre che non lo fanno, quindi non dico che tutto quello che arrivi da Bruxelles sia sbagliato, però sul caso banche l'Europa ci ha cornuti e mazziati. Se Renzi ha un po' di fegato, lo accompagno a Bruxelles e facciamo la battaglia insieme.